secondo posto per Erika Hosar, la ungherese. C'è stata la squalifica di Aika Klein, un lungo armeggiare attorno ai filmati, il circuito interno che tra l'altro è curato da un italiano, il milanese Willy Bargawan, il circuito interno che serve per i giudici. Bargawan, che è un cognome che sa di danza su ghiaccio, e bisogna tornare qualche anno dietro. Jin Sun Yu, imbattibile come tutte le sudcoreane. Sì, no, direi di sì. In compenso però il resto delle avversarie non sono alla portata di Arianna. Lei dovrà anche fare una batteria, pensando, prime due passano il turno, le prime due pensando alla staffetta dopo, quindi magari fare una sgambattina, cercare di riscaldarsi, preparare la gamba, perché oggi è la giornata della staffetta. Ragazza di straordinario talento, su di lei dovrà puntare la nazionale italiana, assieme ancora a Marta Capurso ovviamente. Sono contento che Marta Capurso abbia potuto partenza falsa, intanto la torinese falsa, mi sembra. Intanto intravediamo Franco Riedi, che è stato un pattinatore di velocità, pista lunga, ed è adesso in pista come giudice di partenza, alias starter. Qui vediamo Arianna Fontana. Dicevo, hai visto chi possa essere stata incriminata? Mi sembra proprio Arianna. Sì, sì. Movimento, non è partita prima, il movimento. Adesso attenzione, Arianna. E raccontavo di questa ragazza con un talento straordinario su cui si può costruire qualcosa per il futuro in questa nazionale italiana, che tutto regolare stavolta. Diciamo che è una osservazione che si fa al movimento dello short track italiano. Ci sono queste sudcoreane, questi sudcoreani che spopolano e sono imbattibili praticamente davanti la coreana del sud. All'esterno c'è questa azione di Stephanie Bouvier, sempre piuttosto gagliarda e combattiva. Dicevo, hanno puntato un po' troppo, attenzione Arianna, sulla staffetta e basta. Questa è l'impressione, anche se a volte è meglio concentrare gli sforzi. Arianna Fontana adesso comincia a pattinare, va sull'esterno, mentre passaggio interno di Anna Novotna, esterna ancora Arianna Fontana. Ecco, se voleva risparmiare qualcosa, che facilità di azione per arrivare in seconda piazza. Attenzione che la sudcoreana in quarta posizione, poi Stephanie Bouvier, la francese, e Katarzyna Novotna. Deve comunque andare avanti. Adesso arriverà la coreana, che va in testa, e passare la Bouvier non è cosa molto facile. Deve lanciarsi e tentare di andare all'esterno, perché la Bouvier ha una traccia talmente stretta che non la passerà dentro. Via all'interno, ci prova, e brava Arianna a tenere. Adesso siamo praticamente a un giro dalla fine, la sudcoreana è davanti e Arianna Fontana non è che abbia proprio risparmiato, ma eccola qui. Il suo secondo posto, aumenta il suo margine, adesso controlla, anche scafata la ragazzina. Ed ecco il secondo posto, brava. Un ottimo cambio di ritmo, cambio di marcia, vuol dire che la gamba c'è. In prospettiva della finalissima sulla staffetta ci si può attendere delle cose spavillanti da Arianna. Il boato per il suo passaggio del turno, Arianna Fontana, questa ragazza veramente dal grande talento. Ecco, cosa può succedere in squadra? Tra poco vedremo Marta Capurso, stella incontrastata della squadra italiana, numero uno, poi arriva Arianna Fontana, qualche anno di meno di età di Arianna, appunto, la atleta valtellinese è a 15 anni, mentre invece Marta Capurso 25. Cioè, sei la leader incontrastata e arriva una ragazzina nuova, cosa scatta? Cosa può scattare nella vecchia stella, vecchia, si fa per dire, insomma. Ma non, guarda, Arianna ha un carattere talmente semplice, è una ragazzina che non è di molte parole, quindi credo che non siano nate dei grandi problemi. Tu sai che nel mondo donna l'invidia e un po' di gelosia fa parte del gioco, non solo nello sport, anche fuori. Non vogliamo arrivare agli eccessi di Belmondo, Belmondo, che hanno fatto anche il bene del loro sport, qualche volta ci hanno anche giocato, secondo me, soprattutto Manuela Dicenta, però no, ma qui no, Arianna in punta dei piedi, sorriso, tranquilla, sì. Passa il turno. No, veramente. Più tardi la staffetta, prendete appuntamento con questa ragazzina che potrebbe anche, assieme a Marta Capurso e alle cugine Zini, inventarsi qualcosa. Ma poi comunque Arianna è una tecnicamente molto dotata.